È così, ciao Clara, buonasera a tutti voi, perché poche ore fa Papa Francesco ha proprio telefonato all'Arcivescovo di Spoleto Norcia, che è qui con noi, Monsignor Renato Boccardo. Buonasera, Eccellenza. Buonasera. E siamo qui a raccontarvi proprio questo, e alla prima televisione anche che la ospita, per noi è un grande piacere, Eccellenza. Possiamo chiederle che cosa, le ha detto Papa Francesco? Certamente, il Papa mi ha detto che già dai giorni della Scandinavia, durante il viaggio, ha pensato intensamente a noi ed ha seguito nel dettaglio tutte le notizie riguardo al terremoto e alla situazione della gente. Mi ha chiesto come sta la gente, mi ha detto porta loro la mia benedizione, il mio saluto, il mio incoraggiamento, digli che non li dimentico, che penso intensamente. È un bel dono, direi un dono prezioso per questa gente che soffre da 2 mesi non soltanto le conseguenze, ma l'attualità del terremoto e che rischia di perdere anche la speranza. Il messaggio del Papa, questo gesto di attenzione, di tenerezza da parte sua, ritengo che sia veramente un incoraggiamento particolarmente significativo. Parole che lei riferirà dunque alla sua comunità. Certamente le ho riferite subito al parroco di Norcia dicendogli di trasmettere alla gente. Ho chiamato il parroco dell'abbazia di Sant'Eutizio per dirgli la stessa cosa e devo dire che entrambi i sacerdoti che da 2 mesi condividono senza interruzione la vita della loro gente, entrambi sono stati, ho sentito la voce incrinata, ecco, mentre dicevo guarda che il Papa ha chiamato, ha detto di dirvi questo, questo e sono rimasti sorpresi e ammirati e immagino che la reazione della gente sia altrettanta. E in chiusura, Eccellenza, se posso aggiungere, come questi sacerdoti non hanno mai lasciato la loro gente, come non ha fatto lei, Eccellenza, sacerdoti e parroci che dormono anche in auto. Questo è bene ricordare per dare un pochino anche l'immagine di come si sta vivendo qui. Ringrazio l'Arcivescovo di Spoleto Norcia per essere stato con noi. Grazie, Eccellenza. Grazie a voi. Buonasera allora da Spoleto, la linea torna in studio a Roma. Ci vedremo nei prossimi collegamenti, nei prossimi giorni. Grazie, Clara.